Buongiorno, benvenuti o bentornati in questo nuovo video vlog. Allora ragazzi, come vedete dal background, primo video in casa nuova. Ebbene sì ragazzi, l'ho fatto, mi sono finalmente trasferita, nonostante comunque la casa fosse pronta da luglio, però ho avuto un po' di pigrizia nel trasloco, quindi diciamo ho cominciato a portare delle cose da sola, poi ho aspettato comunque che arrivassero i miei per farmi aiutare. Allora, è sabato mattina, il tempo a Milano fa veramente schifo. E nulla, sono qui sul mio nuovo divano con il mio ginseng cappuccino per fare quindi una chiacchiera con voi. Allora, programmi di oggi. Volevo andare in centro a fare un giro. Volevo passare da Wish perché mi servivano un paio di cose, cioè tipo un leggings nero super basico e una felpona, una maxi felpa nera che ho già visto, perché non lo so, cioè cercavo una maxi felpa nera con cappuccio semplicissima, non sono riuscita a trovarla da nessuna parte ragazzi, cioè fatemi sapere se voi ne avete vista qualcuna in giro, felpona proprio oversize, cioè mi piace lunga che copra il sedere, semplicissima, nera con il cappuccio. Quindi fatemi sapere se in giro ce n'è qualcuna, comunque l'ho trovata solo da Isho, ma non è una vera e propria felpa, perché appunto non è felpata, è comunque di quel materiale tipo modal, quindi comunque leggerino. Quindi nel caso insomma la voglia usare d'inverno, devo mettere comunque una maglia termica sotto. Mi sono svegliata, mi sono preparata il mio cappuccino e ho messo i miei puff di Yepoda, che appunto hanno una funzione depuff, quindi insomma un po' per sgonfiare, che sapete quando vi svegliate siete sempre tutti gonfi, non so voi ma io sì. È anche una funzione comunque idratante, tutto quanto, mi trovo strabene, è uno dei miei prodotti preferiti e niente, quindi spesso vi saluto la mattina con questi cosi sotto gli occhi. Magari qui in descrizione vi lascio comunque, c'è proprio il link dedicato. Quindi ragazzi, io finisco il mio cappuccino, vado a fare la mia skincare. Mi preparo e scendo e vi porto con me. Allora, ragazzi, sono nel mio nuovo bagno, come potete vedere. Vi ho attaccato sulla finestra, che ho la cover con le ventose che trovo super super comoda. Comunque, ormai è passato un po' di tempo, vado a rimuovere i miei patch. Comunque, i patch sono questi qui, ragazzi, si chiamano The Puff Espresso e hanno caffeina e tè verde. E nulla, sono super idratanti e hanno questo effetto comunque di sgonfiare, di debuffing praticamente. E questi sono tra i miei preferiti, ragazzi. Infatti, io ho fatto un nuovo ordine dei prodotti che mi stavano finendo perché sono quelli che ho adorato di più. E tra loro c'è sicuramente questo. Mi è piaciuto tantissimo. Questo è il The Sea Boost Hero. È praticamente un siero alla vitamina C. Praticamente vi dà una luminosità fantastica e infatti l'ho dovuto, scusatemi se mi giro, ma lo specchio è di lì e l'ho dovuto ricomprare perché niente, mi sta piacendo tantissimo, lo sto usando tutte le mattine. Tra l'altro, ragazzi, Yepoda fa anche le confezioni ricaricabili, cioè praticamente una volta che voi acquistate la confezione completa, quando vi finisce il prodotto potete acquistare poi anche la ricarica, quindi pagate meno, quindi risparmiate in termini di soldi, ma soprattutto anche l'ambiente ringrazia. Yepoda comunque un brand che è anche, diciamo, attento all'ambiente, quindi ecosostenibile. E infatti le sue confezioni sono tutte in vetro e sono bellissime perché sono tutte colorate. Poi dopo il siero, dopo ogni siero applico ovviamente la crema e il giorno di giorno c'è questa qui, The Make My Day Cream, questa qui. Quindi applico un po' di cremina. Poi ho voluto, in questo nuovo ordine che ho fatto, ho voluto provare un prodotto che ancora non avevo provato, che l'altra volta non mi avevano inviato, ed è questa qui, questa maschera, The Sea Tox Use a Fruit Vitamin C Mud Mask, quindi è sempre all'argilla, però sempre con la vitamina C. Ragazzi, la vitamina C è importantissima perché vi dà proprio luminosità, cioè guardate infatti la mia pelle come è luminosa dopo che ho applicato il The Sea Boost Hero, quindi sono tutti alla vitamina C. E
E niente, quindi questa maschera la farò più tardi, quindi la proveremo insieme. Infatti, allora, su ogni prodotto Yekoda poi trovate scritto qui, vedete, good night o good morning, quindi vi indica se il prodotto può andare bene per il giorno o per la notte. Diciamo che basicamente la maggior parte di questi prodotti Yekoda vanno bene sia per giorno che per notte, solo alcuni sono specifici proprio per il giorno o per la sera. E questo è uno di questi, quindi questo qui è proprio il good night, quindi si deve fare comunque la sera. E niente, quindi stasera ci proviamo anche questa mascherina. Comunque ragazzi, questa postazione nel bagno mi piace tantissimo perché sto proprio faccia alla finestra, quindi la luce è ottima. E poi sul background c'è proprio il wallpaper, quindi la parete con i fiori, insomma tutto questo disegno che ho scelto. Tra l'altro sono di Leroy Merlin. Non vi preoccupate, arriverà super presto un home tour. Il prossimo video sarà un video haul, ma tra due video sicuramente credo che farò un home tour. Adesso non so in che ordine, però home tour, e poi vorrei fare anche l'Autumn Capsule Wardrobe, che comunque è un video, sapete, che io faccio ogni stagione. Quindi diciamo questi saranno tutti i prossimi video, quindi mi raccomando, stay tuned, seguitemi, se non mi seguivate iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi tutti i prossimi video. Ragazzi, seguitemi anche su Instagram, non vi dimenticate che ho anche un profilo Instagram dove nelle mie storie troverete tutti gli aggiornamenti e le novità in tempo reale, perché sapete che comunque qui su YouTube giro un video, poi ovviamente il video verrà caricato la settimana dopo, mentre invece su Instagram vedete tutto in tempo reale. Detto ciò ragazzi, io vado a vestirmi e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ho dovuto accendere la luce per farvi capire quanto il tempo sia uggioso. Continua a piovere, quindi purtroppo ho dovuto vestirmi in maniera non, cioè, non è un outfit molto figo, però pratico. Ho messo questo 100 grammi, insomma, molto leggero, questo giubbino leggero di Zara, che ho preso da Zara un sacco di tempo fa. E poi fa freschetto, quindi ho messo anche questo maglioncino, però molto sottile, bordeaux bello lungo con leggings e poi stivali, questi nuovi anfibi, questi qui super alti, e li amo ragazzi, mi piacciono da morire, sono tutti di pelle e niente, mi piace molto come stile e direi che per la pioggia sono veramente adatti. Quindi nulla ragazzi, questo è il mio outfit per scendere e andare in centro, insomma molto comodo e pratico e, per la pioggia. Ragazzi, sono tornata a casa e ho anche cenato e sono super comoda sul mio divano. Vi giuro, ragazzi, questo divano è meraviglioso, è super super comodo. E niente, con la mia copertina, perché ho dovuto aprire la finestra perché ho fatto la paillard, la carne alla piastra. Nonostante comunque io abbia una cappa anche con un buon tiraggio perché è collegata comunque all'esterno. Cioè, in casa avevo la nebbia a un certo punto, quindi ho dovuto aprire tutto e quasi mezz'ora che è aperto, ma ancora secondo me deve, insomma, deve andare via tutto il fumo. Quindi, come vedete, finestra aperta, ma niente. Forse voi non lo vedete, però io un pochino, pochino, pochino di fumo lo vedo ancora, ma è leggerissimo, eh. Prima veramente sembrava ci fosse la nebbia. Comunque, questa è una prima panoramica del mio nuovo soggiorno, bellissimo ragazzi, lo amo, amo questa casa e
niente, sicuramente arriverà super presto un home tour, ve lo prometto. Comunque ragazzi, sono tristissima perché guardate qui, c'è un assente. La mia catenina Roberta, quella appunto col mio nome in oro, sì, mi si era rotto l'anellino, succede sempre, però sono sempre fortunata e mi accorgo insomma che rimane appesa, quindi me la prendo e non la perdo, quindi anche stavolta mi era andata bene, l'ho messa sul cassettone, sulla cassettiera nella casa vecchia. Quando stavo in fase trasloco l'ho messo in un sacchettino e poi ragazzi io non mi ricordo più né che sacchettino fosse né dove io lo abbia messo, comunque non la trovo da nessuna parte, non la trovo a casa vecchia, non la trovo a casa nuova, ho cercato in tutti i posti possibili, non la trovo, quindi io credo sia persa. Cioè nei traslochi alla fine qualcosa va sempre perso, quindi sono super triste perché comunque è una cosa che non si trova più, la comprai nella gioielleria di un mio amico che ma più di 10 anni fa, quando l'oro non costava neanche così tanto, lui poi mi fece anche lo sconto, quindi non la paga neanche tanto. Adesso boh, cioè, la vorrei anche ricomprare, ma cioè, non esiste, almeno non con quei caratteri. A me piaceva proprio il carattere il font, ecco, che avevano utilizzato per la scritta. Adesso ho delle foto, le ho mandate a mia madre perché una sua cara amica è insomma un'orafa abbastanza famosa, importante, loro di famiglia sono degli orafi famosi, e vediamo se dalla foto insomma riesce a riprodurmela, a ricrearmela, perché giuro vi mi sento nuda, senza, cioè c'è qualcosa che manca. Comunque ragazzi mi vedo delle macchie, cioè me ne sono accorta dal video anche che ho girato stamattina, perché secondo me ancora sono chiazze di abbronzatura, quindi devo andare a sfregare con un po' di alcol e levarla. Quando ci sono queste macchie così, sempre vicino al collo in genere si fanno, di abbronzatura, io faccio sempre con un batuffolo d'ovatta e alcol, sfrego e si leva tutto. Comunque ragazzi, detto ciò, vado a struccarmi perché volevo provare quella maschera alla vitamina C di Epoda di cui vi parlavo stamattina. Io vi lascio comunque sempre qui in descrizione il link di cui vi ho parlato, che è il link dedicato, cioè il link personalizzato, e nulla, ve li consiglio veramente ragazzi questi prodotti perché mi sto trovando veramente, cioè sono entrata a far parte ormai della mia beauty routine, della mia skincare, mi trovo veramente super mega bene, la mia pelle, cioè io la vedo veramente bene, la vedo luminosa, la vedo idratata, quindi io ve li consiglio, sapete che io vi consiglio solamente prodotti che ritengo validi. Quindi niente, vado a struccarmi e poi proviamo questa maschera. Boo! Allora ragazzi, eccomi qui, ho applicato la mia maschera, guardate che bel colore che è, Detox di Epoda. Niente, l'ho applicata col pennellino che vi esce comunque in dotazione, dopo lo andrò a rimuovere con il pannetto all'asciugamanino e l'acqua calda. Anche il pannettino asciugamanino loro ve lo danno in dotazione. E niente, dopo quando vado a rimuovere andrò a rimuovere anche queste macchie di abbronzatura che mi sono rimaste. Comunque la maschera deve essere applicata ovviamente sulla pelle super 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 pulita, quindi anche doppia detersione se c'è bisogno. E va lasciata su per 15 minuti. Quindi nulla, adesso mi metto comoda sul divano, aspetto 15 minuti e poi l'andiamo a rimuovere. Comunque l'ho stesa un po' col pennellino, ma in realtà anche un po' con le dita, insomma mi ero sporcata le mani. Quando ho rimosso la maschera dalle mani e ho asciugato le mani, ragazzi vi giuro, c'è già quel poco di maschera che mi era andato sulle mani, me le ha rese super morbide, quindi immagino cosa farà, proprio un bello strato corposo che ho messo sul viso, quindi sono super curiosa di vedere che effetto fa. Allora ragazzi, ecco qui, ho rimosso la maschera, come vedete ho pulito anche questa parte dall'abbronzatura, ora sono un po' rossina perché ho sfregato, comunque batuffolo d'ovatta e un po' di alcol, ho usato l'acqua profumata e comunque contiene alcol. Non avete idea, cioè il dischetto mi è uscito marrone, cioè quindi ho levato tutta l'abbronzatura a macchia che era rimasta. Comunque ho levato la maschera, ho fatto la mia solita skincare, sempre ovviamente Epoda. Questo è l'effetto e niente, mi sento la pelle super super morbida e luminosa perché vi ripeto, la vitamina C fa questo effetto, quindi usando il siero quasi tutti i giorni e applicando anche questa maschera una volta a settimana, secondo me si possono avere buoni effetti. Mi sono preparata anche la mia bella tisanina, anche perché ragazzi ho una fame incredibile, perché a cena ho mangiato 2 fettine di carne alla piastra con 2 funghi, quindi mi stava cominciando a venire già fame, perché sto cercando veramente di
fare la brava e non solo per 2 o 3 giorni, cioè devo cercare di mantenere almeno per 2 settimane perché si cominceranno a vedere i primi risultati e quindi magari io mi gaso e vado avanti. Quindi finché faccio 2 o 3 giorni e poi smetto, non succederà mai niente. Quindi sto cercando di tenere botta, sto andando in palestra, sto camminando e nulla. Speriamo che tutto ciò quindi mi porti dei risultati. Buongiorno amici, oggi è domenica e sto sorseggiando il mio ginseng cappuccino sul mio divano e il tempo continua a fare schifo e niente, quindi vorrei approfittare per andare in palestra perché questa settimana con il trasloco che ho fatto non sono proprio andata, quindi insomma vorrei approfittare oggi di riprendere e approfitto, mi faccio anche un po' di spa. E nulla, quindi vado in palestra e poi insomma devo passare per casa vecchia perché devo finirla comunque di svuotare, cioè diciamo che il trasloco l'ho finito perché ormai vivo qui a casa nuova da una settimana, però e mi sono portata diciamo tutte le cose che mi servono, però comunque come saprete ci saranno, ci sono, cioè avendo tante cose comunque delle cose sono rimaste comunque a casa vecchia e piano piano devo comunque svuotarla, anche il frigo, insomma ci sono alcune cose che devo comunque liberarla tutta perché insomma, devo comunque affittarla e quindi sia che ci metto un inquilino, sia che insomma faccio casa vacanze, comunque mi serve libera. Quindi nulla, devo piano piano finire di liberarla e quindi ogni giorno cerco di prendermi insomma un po' di cose. Quindi oggi avevo già preparato un saccone dell'IKEA con dentro delle cose che ancora invece mi servono, tipo l'accappatoio, insomma alcune cose che ancora ho lasciato lì e devo liberare tutto il mobiletto del bagno, ancora ci sono le medicine, insomma tutte quelle cose me le devo portare e poi tutto ciò che non mi serve magari butterò nelle scatole, le metterò in cantina perché già ho fatto un bello scarto, però adesso sono veramente stanca e quindi insomma sì, vedrò insomma se buttare qualche altra cosa, poi il resto butterò tutto in cantina perché non mi va. Detto ciò ragazzi, io vado a vestirmi e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, mi sono anche vestita per andare in palestra, ho messo questa giacchina tipo antivento, comunque tecnica da running di Nike, dei leggings sempre di Nike, questi qui che hanno questa parte così. E niente, le mie solite New Balance che amo, adoro, infatti me le avrei comprate anche tutte bianche. E basta, raga. Quindi io scendo. Sono tornata a casa e vabbè, dopo la palestra sono tornata a casa, poi nel pomeriggio sono scesa a fare un giro con una mia amica e niente, sono passata da Zara, ho preso anche una cosina e quindi niente, volevo farvi vedere la cosina che ho preso da Zara e poi le 2 cose che ho preso da Wish ieri, così vi mostro e vi tengo aggiornate sempre sul mio shopping. Allora, da Zara sono andata per un paio di stivali che avevo già visto sul sito, che però erano sold out sul sito e niente, quindi sono andata a vederli in negozio perché mi portava che in Vittorio Emanuele, qui a Milano appunto, ci fossero. E infatti li ho trovati, volevo provarli effettivamente e vedere più che altro la punta, perché degli stivali a me spesso non piace la punta perché la fanno molto molto lunga e mi sembra che mi fa un piede enorme quando poi io ho anche il piede piccolo, quindi niente, volevo vedere appunto come effettivamente fosse questa punta, come calzassero. Li ho trovati e mi sono piaciuti tantissimo e parlo di questi stivali qui, quindi sono praticamente sold out e però vabbè c'è scritto coming soon, quindi insomma se volete reperirli vedete insomma in quale negozio vicino a voi sono disponibili perché online sono finiti tutti, cioè dal 37 al 39 mi pare. C'era scritto coming soon, poi se avete il piede più grande o piccolino magari è più facile trovarli, però secondo me in qualche negozio c'è. E sono questi stivali che in realtà dovrebbero essere bordeaux, ma sono talmente scuri che sembrano marroni. E niente, sono molto simili alla borsa di Another Stories che ho preso, però quella è in pelle vera, mentre invece questo è copelle, insomma effetto vernice, però è copelle diciamo.
E infatti questi li ho pagati 69,95, quindi questi non costano tantissimo. Ho preso il mio solito numero, cioè 38, e niente, alla fine mi sono piaciuti perché hanno questo tacchetto piccolino, quindi super comodo. E quindi anche quando voglio uscire, però stare carina, metto una gonnellina, oppure una gonna midi, un vestitino, eccetera, ci metto questi sotto. Che comunque fanno la loro figura perché hanno questo gambale bello tubolare, bello largo. A me piacciono così gli stivali, proprio quel gambale super super largo. E niente, fate la vostra figura, ma siete comunque comode perché il tacchetto è basso. Quindi niente, insomma, li ho trovati veramente super sfruttabili. Li potete mettere sia in maniera un po' più sportiva sia in maniera un po' più elegante. Sono sicuramente un paio di scarpe che utilizzerò tantissimo. Poi invece, ragazzi, da Oysho vi avevo detto che mi serviva un legging super semplice nero, non tanto per fare palestra, perché comunque sono piena di completini. Per fare palestra un po' perché io ne ho comprati tanti negli anni perché l'abbigliamento sportivo mi piace tanto, un po' perché ho collaborato per tanto tempo con Scienza Parte, quindi ovviamente ho i loro completini in tutti i colori possibili e immaginabili. E quindi ne volevo uno proprio così, insomma, per metterlo anche con i maglioni o con anche maxi felpe, comunque insomma per tutti i giorni, non per andare in palestra. E ho trovato questo qui, cioè veramente super confortevole. E questo qui costa 39,99, ho preso una S perché comunque è di quel materiale veramente molto morbido. Se invece poi prendete quelli lì compressive, perché Oysho fa dei leggings appunto per allenarsi, che sono bellissimi, cioè vi modellano eccetera, infatti quelli costano anche di più. Quelli ovviamente essendo compressive sono molto piccoli, quindi ho misurato uno di quelli e di quelli dovrei prendere una M. Però vabbè, per adesso mi interessava uno semplice per vestirmi insomma un po' tutti i giorni perché ho solamente quelli lì che erano un po' lucidini, ne volevo uno opaco e quindi ho preso questo qui, super super semplice. L'unica particolarità è che questa cucitura un po' così, però poi è semplicissimo ed è morbido, ragazzi, cioè super super morbido, super confortevole. Quindi mi piace tantissimo anche per questo. Questo qui in realtà è anche termico, diciamo, perché ha il thermal insulation. Comunque questo qui, vedete, light warm thermal insulation, breathable, high resistance fabric. Comunque è questo qui. Quindi se lo volete reperire è questo, comunque 39,90. Io ve lo consiglio, ragazzi, perché è veramente stracomodo, super super morbido e niente, quindi consigliato. E poi infine avevo detto che cercavo una maxi felpa lunga che coprisse il sedere e non con quegli elastici piccoli stretti che vi vanno a stringere, sembra che avete delle spalle enormi e poi questo elastico stretto ci è sembrato un triangolo orribile, veramente fanno delle felpe tremende. La volevo morbida, cioè anche se avesse l'elastico giù, però morbido, largo. E niente, non sono riuscita a trovarla, quindi veramente se ne avete vista qualcuna in giro fatemi sapere. Ho trovato solo questa da Oysho che mi piace, il problema è che è molto leggera, quindi se la voglio mettere d'inverno devo metterla con una maglia termica sotto. E niente, vedete, è fatta così, semplicissima. Super oversize, bella larga, lunga, di lato ha questi bottoni che potete portare sia aperti sia chiusi, quindi ha questi spacchi, la tasca davanti e niente, il cappuccio. E poi come collo ha praticamente questa zip, quindi voi potete anche aprirla così, quindi anche questa mezza zip. E niente, bellissima. Anche di questo ho preso una S perché queste vestono veramente molto molto oversize. E sì, ho preso una S, questa costa 45,99. Speravo di trovarla da Bershka o da Pull&Bear o da Zara, perché comunque sicuramente avrei pagato molto meno. Però, raga, non l'ho trovata, quindi fatemi sapere. L'ho presa da Wish, vabbè, comunque questo materiale è bello, però insomma, ne volevo anche una un po' più pesantina. Comunque, vabbè, per adesso mi accontento di questa. E allora, ragazzi, quindi questo era anche il mio mini shopping di questi 2 giorni. Anche per oggi il video finisce qui. Se
Spero vi sia piaciuto, anche solo tenuto compagnia. Se è così, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e seguitemi anche su Instagram, vi lascio sempre qui in descrizione il link al mio profilo. E no ragazzi, quindi io vi mando un super mega bacio, come sempre, e ci vediamo super super presto con un nuovo video, che sarà un video haul, e poi subito dopo ci sarà l'home tour. Quindi ragazzi, stay tuned, mi raccomando, pazientate che l'home tour arriva, perché ormai ci siamo, cioè la casa è completa. Niente ragazzi, un bacio!